Open your eyes. Salve gente, sono Jack Gaming Knowledge. Questa mattina alle 5 abbiamo avuto la presentazione completa di Nintendo Switch in cui sono stati mostrati tanti giochi, è stata mostrata la console, sono state chiarite un bel po' di cose, è stato mostrato il prezzo, sappiamo tantissime tantissime cose e come per il primo video trailer che uscì un po' di tempo fa, anche oggi io vi porto un video in cui vi farò appunto questo recap, ricapitoleremo tutte le novità e un pochettino magari le commenterò. Iniziamo dalla console. Cosa ha questa console? Mi sono scritto tutto perché ci sono un bordello di cose da dire. Intanto, ovviamente, sono riconfermate la maggior parte delle voci e la maggior parte delle cose che abbiamo già visto. Potremo connettere fino a 8 Switch contemporaneamente. Ricordo che la console non è il dock dove si inserisce la console, quello serve soltanto per proteggerla, per alimentarla e per collegarla alla televisione. La console è proprio quella specie di tablet, quindi tutta la potenza, tutta la capacità di calcolo sarà contenuta all'interno di quel coso che, una volta collegata al dock, magari riuscirà a far andare i giochi a 60 fps invece che 30, ad esempio. Queste facile da capire perché ad esempio un computer, laptop, i notebook, i portatili, anche loro hanno questo cambiamento. Quando sono collegati all'alimentatore riescono ad andare un po' più potenti, è normale. Quindi questa sarà, diciamo, la console. Si è molto parlato del controller durante la presentazione, i nuovi controller, i Joy-Con, i due cosi che si staccano, che fanno Switch, sono veramente, veramente a mio parere interessanti, mostrano delle ottime implementazioni, delle ottime novità. Abbiamo una sorta di vibrazione HD, cosa che se non sbaglio forse stava venendo inserita anche nei nuovi controller della Xbox One, ma che qui sembra veramente veramente bella. Ad esempio, mi hanno fatto vedere tenere un controller in mano e far finta che è un bicchiere in cui all'interno cadono dei cubetti di ghiaccio e quindi voi sentirete una vibrazione che simulerà il cubetto di ghiaccio che sbatte, un pochettino si muove prima di stabilizzarsi, poi altri cubetti e poi l'acqua che viene buttata nel bicchiere, quindi immaginate una leggera vibrazione per l'acqua. E quindi questa vibrazione HD che può portare, diciamo, a un nuovo traguardo di sensibilità, quindi di quello che si prova nelle mani, questo può essere interessante. Abbiamo abbastanza tasti in ognuno dei due in modo da permettere di giocare in maniera efficiente in due giocatori, semplicemente utilizzando uno e uno per persona di queste due cose che si staccano. Poi abbiamo la lettura dei movimenti, quindi come i controller della Wii, però sembrerebbero migliorati, inoltre sono applicati ad entrambi, quindi praticamente probabilmente potremo fare dei giochi in cui utilizzeremo entrambi i controlli per fare dei movimenti molto particolari, molto più specifici. E ricordo infine che abbiamo anche, anzi qua a sinistra e un po' più a destra qui, abbiamo diciamo le freccette, come si chiama? Insomma questo. Abbiamo questo che ovviamente permetterà dei movimenti molto precisi, quindi secondo me si potranno creare dei giochi molto molto belli sfruttando questi nuovi controller. Il nuovo controller, la nuova periferica leggerà gli amiibo, come sempre, e infine avrà una fotocamera nella parte bassa. Queste due cose avranno di sotto, in questa zona qua praticamente, una fotocamera che sarà capace di leggere la distanza degli oggetti e altre piccole cose. Sempre funzioni extra che potrebbero essere utili per dei party game o anche per altre funzioni che adesso non mi vengono in mente. Comunque sempre delle aggiunte in più che ovviamente a mio parere non dispiacciono. Credo che avranno anche forse dei sensori dai quali, non dei sensori, delle piccole casse forse da cui uscirà l'audio. L'ho pensato io guardando la presentazione, però non è stato detto chiaramente, quindi non so se questo è sicuro. E questo per quanto riguarda, diciamo, lo Switch. Uscirà in due configurazioni al prezzo di 329 euro. So che vi sembra tanto, però andiamo avanti. Prima ascoltate un attimo questo recap. Vediamo veramente quali sono le possibilità che offre questa console. E sarà nella versione normale e nella versione con i Joy-Con, i due controller, di colore uno rosso e uno blu. Quindi saranno disponibili in più colorazioni. E questa è una cosa abbastanza positiva. Adesso parliamo dei giochi, perché la presentazione poi si è spostata sui giochi e a mio parere i titoli che stanno uscendo, che stanno preparando, sono veramente veramente belli. Io penso che la console e le nuove tecnologie di questa console
siano state già sfruttate dalla Nintendo in maniera ottimale, potranno essere sfruttate in maniera ottimale ancora andando avanti con altri titoli fatti appositamente e non cose strane come uno schermo in cui dovete guardare su e giù. Si tratta proprio di controlli, si tratta di queste due cose su cui si è puntato molto e che a mio parere sono veramente veramente interessanti. Allora, il primo gioco che è stato mostrato è il party game, che non si chiamerà più tipo Switch Party o qualcosa del genere, si chiamerà 1-2 Switch, 1-2 Switch. È stato detto che diciamo, la cosa bella di questo gioco, che è stato ovviamente mostrato, sono i vari trailer che potete trovare su Nintendo Italia per vedere i vari giochi in maniera precisa poi. La cosa particolare di questo gioco è che non si giocherà più guardando il televisore. I due che giocano si guarderanno negli occhi, come io sto guardando voi. Ci metteremo di lato, uno di fronte all'altro, e ci basterà il controller Joy-Con. Il controller Joy-Con, credo, grazie appunto sia ai suoni che potrebbero anche venire ovviamente dalla TV o dalla console tablet, e grazie alla vibrazione, praticamente vi darà degli input che vi farà capire, ad esempio, se c'è un momento in cui dovete fare qualcosa. Viene ad esempio mostrata una scena tipo western in cui bisogna spararsi. Probabilmente ci sarà un suono e bisognerà estrarre, diciamo, il Joy-Con e tipo sparare all'avversario. Questa a mio parere è una cosa veramente veramente divertente, e poi compariranno i tempi di reazione. Una cosa molto carina, semplicissima, ma divertente, sia da vedere quando si è in più persone, sia anche da giocare. Saranno probabilmente dei giochi quindi che punteranno sull'abilità e che saranno proprio accessibili a tutti. Questo è un esempio di gioco, ma ce ne saranno probabilmente molti altri in cui bisognerà reagire in base ai movimenti dell'avversario. Molto molto bello a mio parere questo 1-2 Switch, molto semplice ma divertente. Quindi il suo tema principale è il guardarsi negli occhi e non guardare semplicemente un televisore, proprio l'interazione reale tra persone. Come secondo gioco è stato presentato un picchiaduro che arriverà in primavera, si chiama ARMS. In questo picchiaduro praticamente siamo dei personaggi che hanno delle braccia che si allungano e dei poteri diciamo un po' strani. Ed è molto interessante perché anche in questo caso si userà Switch, si useranno i due Joy-Con, si potrà giocare uno contro uno in locale portando un altro Switch, oppure ovviamente online, hanno detto che stanno preparando l'online. Praticamente noi avremo questa visuale e la visuale sarà alle spalle del giocatore. Ci saranno proprio dei personaggi selezionabili come dei veri picchiaduro, potremo spostarci lateralmente, premere un tasto per saltare e gli attacchi dipenderanno da come muoveremo le braccia. Quindi questo a mio parere è un altro esempio del controller usato molto molto bene. Si potranno fare delle special, si potranno fare veramente veramente tante cose. A mio parere potrebbe risultare un picchiaduro molto interessante e che se la gente lo acquisterà e lo giocherà potrebbe dare molte soddisfazioni perché sembra molto tecnico, con la possibilità di spostarsi rapidamente a destra o a sinistra o lentamente, parare, attaccare in vari modi. Io l'ho trovato molto molto bello a guardarlo. Poi abbiamo Splatoon 2. Abbiamo effettivamente lo Splatoon 2. Perché Splatoon 2? Perché non l'abbiamo visto dai vecchi video, dal vecchio video, ma qui si capisce il motivo. Non si tratta semplicemente di nuove mappe. Avremo anche nuove armi, nuove special. Non ho capito bene se i controlli sono simili a quelli vecchi o leggermente diversi. Il fatto che abbiamo adesso un solo schermo si sopperirà a questo problema semplicemente, mi pare, prendendo le frecce. Ad esempio, premendo una freccia comparirà la schermata con la mappa e potremo subito teletrasportarci toccando. Ah, lo schermo sarà capacitivo della console. E infine ci sarà la schivata su Splatoon 2. Potremo effettuare delle rapide schivate sinistra a destra. Non so se potranno farlo tutti i personaggi o sarà necessario avere un equipaggiamento ben specifico. E potremmo fare anche ad esempio degli scatti in avanti. Le mappe sembrano abbastanza interessanti, quelle che sono state mostrate. E quindi, insomma, sarà effettivamente un nuovo gioco. E la cosa bella che io ho apprezzato veramente tanto è che sembra ci sarà anche una nuova storia. Quindi, Splatoon ha funzionato molto grazie, diciamo, all'online. E apprezzo tantissimo il fatto che non ne abbiano approfittato di questa cosa e che invece abbiano deciso di realizzare una nuova modalità storia. Si vedono dei personaggi addirittura di spalle mentre la telecamera si muove, come a voler mostrare delle cutscene, delle scene animate.
dove appunto magari ci sono delle parti di storia, perciò a mio parere sarà molto molto interessante. Questa cosa l'apprezzo e continuo ad apprezzarla tantissimo, sono molto contento. Infine, sembrerebbe, se non ho capito male, che si potranno fare addirittura sfide in quattro team. Forse ho capito male, ma se così fosse sarebbe incredibile. Quattro team? Non so se mi sono sbagliato. Immaginate i gialli, i verdi, il rosa e il blu combattono tutti contemporaneamente, sarebbe folle. Però ripeto, forse ho capito male io questa cosa. Poi andiamo avanti. Il prossimo gioco che è stato presentato è Mario Odyssey. L'ho trovato incredibile, sembrerebbe arriverà nelle vacanze estive, Season Holiday, ha detto il presentatore. Praticamente abbiamo Mario in giro per dei mondi, ma non dei mondi solo marieschi, con lo stile di Mario. Abbiamo ad esempio il gioco, sapete come inizia, con Mario in mezzo a dei grattacieli, in mezzo a delle persone normali come noi che camminano. Puoi interagire con loro. C'è una parte in cui ci sono una donna e un uomo che fanno girare una corda e tu devi saltare e fare il salto della corda con delle persone normali come noi. Quindi in questo Mario che sembra molto ampio, un immenso open world, non open world, scusate, c'è delle mappe molto molto grandi, con lo stile dei vecchi Mario, Mario 64 e Mario Sunshine, in cui ci muoveremo da tantissimi mondi. Il gioco sembra molto ma molto ispirato. Da quello che ho visto io, il level design, le mappe, come sono state realizzate le cose, i colori, magnifico, il più bel Mario che io abbia mai visto in assoluto. E quindi a mio parere sarà un gioco veramente, veramente bello. Ecco, ho letto per vedere se dimenticavo delle cose, e infatti sì, dimentico delle cose. Dando nuovi poteri, Mario potrà lanciare il suo cappello per colpire, addirittura saltare sopra il cappello per fare dei salti più lunghi. Molto divertente. Cappello boomerang. Infine questo cappello avrà degli occhi invece della M. E ha detto il presentatore che praticamente questo cappello ci permetterà di fare cose grazie a questi controlli unici che non si sono mai potute fare. Non so bene cosa intendesse. Lo vedremo, non lo so. Comunque in generale sembra veramente bello. E la frase che ha utilizzato il presentatore per descriverlo è Very Large Sandbox, un grandissimo sandbox, quindi insomma un gioco dove veramente divertirsi, e anche qui ci sarà la storia, sono stati mostrati Bowser, la principessa, vabbè le solite cose, però sembra veramente veramente bello. Passiamo avanti, il gioco che mi ha preso di più, Xenoblade Chronicles 2, il continuo credo di quello per Wii. Abbandoniamo Xenoblade Chronicles X, che a me personalmente non è piaciuto per niente, a partire dal character design. Qui cambia tutto. Abbiamo i personaggi intanto che non sembrano più dei manichini. Mamma mia. Vi giuro ragazzi, quando io ho visto Xenoblade Chronicles X, quando ho visto quei personaggi, mi è passata completamente la voglia di giocarci. Veramente. Veramente non ce la facevo. Li ho trovati bruttissimi qua. Sono magnifici, sono leggermente in stile anime, si vede che c'è molta una realizzazione veramente fatta bene, una cura ottima per quanto riguarda le animazioni facciali, eccetera. La storia credo sarà di nuovo il punto principale, il titolo sarà più simile al titolo per Wii, abbiamo delle ambientazioni immense, ambientazioni steampunk simili a Final Fantasy VII, ambientazioni colorate tipiche dei fantasy. E infine, come nel primo Xenoblade Chronicles, praticamente vivevamo sopra una spada di un gigante, qui viviamo, sembrerebbe, o almeno dovremmo scalare, non so, un immenso albero. Si vede un prato fantastico, il vostro personaggio di spalle, in un'immagine molto simile alle copertine del primo Xenoblade Chronicles, e infine in profondità e lontananza questo albero gigantesco, e poi passa un drago tipo davanti a voi che apre la bocca bianco. Magnifico, magnifico, veramente. A me ha lasciato completamente soddisfatto. Mi è sembrato fantastico. E si capisce dalle poche cose mostrate che ci sarà veramente, veramente tanta attenzione alla storia e alla narrativa. Quindi probabilmente sarà uno dei GDR più belli che potremo vedere più avanti. Detto questo,
praticamente abbiamo quasi concluso. Sono stati poi successivamente mostrati alcuni titoli più rapidamente. Ci sarà un nuovo Fire Emblem Warriors, quindi un Musou fatto dalla Koei Tecmo. Avremo Dragon Quest Heroes 1.2, quindi tutti e due Dragon Quest Heroes insieme, tipo Shin Megami Tensei. Non riesco a leggere che cazzo ho scritto. Abbiamo un nuovo gioco della Square Enix, un nuovo GDR, in uno stile grafico che ho trovato veramente, veramente bello. E che probabilmente si concentrerà sulla storia. Inizialmente pensavo fosse un altro Bravely. Abbiamo avuto Bravely Default, Second. Pensavo sarebbe stato un Bravely Third, qualcosa del genere. E invece si chiama Project Octopus, Octopath Travels, Traveler. E niente, sarà un GDR con uno stile grafico molto particolare, semplice, pixelloso, con degli sfondi pre-renderizzati, molto curati, artisticamente molto belli. Sembrava un indie. E niente, l'unico commento che ho da fare su questo gioco è che sembra uno di quei giochi come la serie Bravely, fatto dalla Square Enix con una fantastica storia, e che però, non lo so, cioè curano la narrativa e la storia in questi giochi, e poi nei giochi che dovrebbero essere magnifici dal punto di vista della storia, emotivamente, diciamo, di come dovrebbero appassionarci, esce Final Fantasy XV, che io trovo un po' banalotto e non curato al massimo, diciamo, non benissimo. Comunque, andando avanti, abbiamo poi un po' di titoli third fifth party. Skyrim è stato confermato con, non mi ricordo come si chiama, comunque il creatore che sempre parla per la Bethesda, mi pare Tom si chiami, che ne ha parlato in maniera chiara ed è felice di lavorare per la Nintendo. Quindi avremo Skyrim e c'è stato un presentatore della IA che ha parlato di FIFA e ha parlato di altri titoli che arriveranno. Ed è felice che potremo giocare giochi come. Sono felice che potremo giocare giochi come Skyrim, come FIFA, ovunque, andando ovunque. L'orario del. L'ora del. L'ora, l'orario. Il tempo di durata della batteria sarà di circa 3 ore, è stato detto. Che non è assolutamente male. E niente, qua abbiamo praticamente finito. Poi sono stati mostrati altri titoli anche in dei video rapidi. E la presentazione sembrava stesse per finire. E allora la gente pensa, io iniziavo a pensare, e Zelda non ne parleranno? Perché c'è stato il rumor che sarebbe stato posticipato, forse in estate. Ebbene, qua c'è il foglietto di Zelda perché non avevo più spazio. Allora, ragazzi, intanto, prima cosa importante. A me di Zelda ho giocato a Twilight Princess e non mi è piaciuto Twilight Princess perché trovo il gameplay noiosissimo. Trovo il gameplay veramente brutto, banale, troppo semplice. Credo che Skyward Sword World, si chiamasse così, fosse già magari più avanti, e credo che Wind Waker anche fosse un ottimo gioco. Questo Zelda mi lasciava un po' perplesso dal punto di vista del gameplay. Avevo paura che avrebbero fatto una specie di survival concentrandosi su meccaniche tipo Minecraft e che non si sarebbero concentrati sulla storia. A mio parere la cosa più bella e importante. Ebbene, il video di presentazione di oggi di Zelda, quello finale, conferma che mi stavo sbagliando e che questo Zelda avrà, a mio parere, un ottimo gameplay, fatto molto bene, come già avevo visto, sembra molto dinamico, soddisfacente, ottimo, questo per me è importantissimo, e la storia, come avevo già immaginato da alcuni video passati, la storia molto probabilmente avrà dei temi drammatici, ci sarà la storia. Credo sarà molto bella ed emozionante, lo spero tantissimo perché sarebbe una cosa molto importante. E quindi, storia fatta bene, gameplay buono. Viene mostrata per la prima volta la principessa Zelda. Io l'ho trovata bellissima, è stata completamente ridisegnata e l'ho trovata magnifica, un'espressività durante le scene animate fantastica, fantastica. Mi ha emozionato solo vedere quelle poche cose, quindi sono molto molto soddisfatto di questo titolo. E infine, quando sarà pronto? Il 3 marzo. Quindi all'uscita finalmente avremo sì questo Zelda. Non è stato detto se sarà anche per Wii U il 3 marzo, penso di sì. Ma comunque, io credo che la presentazione in generale sia stata veramente veramente bella. La console mi ha convinto. I titoli non abbiamo ancora tantissime cose, ci saranno tanti titoli third party già pronti all'uscita, credo, insieme a Zelda, che è già un ottimo titolo.
Io penso proprio che acquisterò la console, anche se sarà un periodo un po' particolare perché presto credo che finirò all'università e mi laureerò. Tuttavia, credo che ugualmente acquisterò appunto la console, perché già solo per Zelda credo ne valga la pena. Questi titoli e quello che è stato mostrato mi è piaciuto tantissimo. C'è solo un lato dolente, che è quello che scoraggerà la maggior parte di voi. Il lato tecnico della console, l'hardware. Allora, Nintendo Switch, da quanto ho visto e dal fatto che non hanno detto che hardware avrà, mi sembra chiaro che non avrà una potenza enorme. In realtà è veramente interessante e stupefacente che abbia quella potenza dentro un piccolo tablet. Hanno fatto, secondo me, un ottimo lavoro. Tuttavia, questo Nintendo Switch, a mio parere, avrà la potenza della Wii U, forse un po' di più, forse un po' di meno. Nient'altro. Nient'altro, questo sarà Nintendo Switch, ragazzi, a mio parere. Non so, potrei essere smentito. È un problema? Secondo me no. Secondo me assolutamente no. La Nintendo continua sulla sua linea. La differenza è che questa volta, a differenza del passato con Wii U, sta facendo un lavoro sul marketing veramente buono. Si sta presentando in modo chiaro i suoi prodotti e oggettivamente Nintendo Switch è un prodotto unico, che ancora non esiste da nessuna parte, che avrà dei giochi, a mio parere, magnifici, delle meccaniche veramente, veramente belle. Poter collegare fino a 8 Switch, poter giocare in locale con degli amici, a mio parere vale molto di più di avere una PlayStation 4, un Xbox One, e stare da soli a casa davanti a uno schermo col graficone, ma sempre da soli. La Nintendo si muove più su un'altra direzione. Mantiene una buona potenza grafica, ripeto, per l'hardware, per qualcosa così piccolino, e punterà maggiormente, come sempre, sui giochi, su queste nuove tecnologie e su queste nuove possibilità. Io credo che un acquisto di Nintendo Switch sia un buon acquisto, perché sono sicurissimo che la Nintendo vi darà tantissimi giochi unici, tantissime esperienze che non potete vivere in nessun altro modo, che meritano di essere vissute come esperienze videoludiche. Perciò, da giocatore, da amante di tutto il mondo videoludico, che non ha una PlayStation 4, gioco su PC per adesso, ma che ho intenzione magari più avanti di acquistare un'eventuale PlayStation 5 o anche una PlayStation 4 Pro con un calo di prezzo, quindi sono una persona aperta a tutto, che vuole provare tutti i tipi di esperienza. Credo che un giocatore che sia come me, quindi che voglia vivere tutte le migliori esperienze che il mondo videoludico ci propone in questa era, debba fare un pensierino su Switch, perché saranno veramente esperienze uniche. Si vede già da adesso e Nintendo non ci ha mai delusi, i suoi titoli sono stati sempre magnifici, sempre titoli da 9 in su circa. E quindi niente, questo è tutto quello che avevo da dire su Nintendo Switch, tutto quello che è stato mostrato. Credo di non aver mancato nulla. Vi ho dato anche i miei pareri. Se ci saranno novità, altre cose, probabilmente farò altri video, aggiornamenti. Magari potrei parlare più avanti di titoli in maniera più precisa, non so. Vedremo, vi invito comunque ad iscrivervi al mio canale. Trovate tanti tanti gameplay diversi, da gameplay divertenti, un po' cazzoni, a gameplay molto seri, sfide molto impegnative. Quasi tutti i giochi che faccio li faccio a difficoltà massima. Ad esempio Skyrim, difficoltà leggendaria, che è una cosa veramente folle improponibile. Sto giocando a Dark Souls. Anche Watch Dogs 2 a difficoltà massima. Che cazzo è difficilissimo quando colpi mi ammazzano. Insomma, porto questo nel mio canale, porto ogni tanto dei vlog, chiacchierò del mondo videoludico quando ci sono delle cose importanti, come in questo caso, faccio delle piccole recensioni e anche delle grandi recensioni che durano 40 minuti in cui mi incazzo con titoli quali Final Fantasy XV. E niente ragazzi, questo è il mio canale, questo è il mio video. Lasciatemi un like se avete apprezzato questo mio lavoro e scrivetemi nei commenti qualsiasi cosa, qualsiasi pensiero, sia riguardo appunto il mio operato, ma soprattutto riguardo a Nintendo Switch, cosa ne pensate, cosa auspicate, se lo acquisterete, se non lo acquisterete, tutto quello che volete. Ci vediamo nei commenti e al prossimo video.